Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a spacchettare un mio sogno, un mio desiderio da ormai 5 anni. È circa, forse 6, forse 4, non mi ricordo. Più o meno sia là. E dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E mi raccomando, superiamo 100 like per una roba del genere, perché voi non avete idea, però qua c'è della roba veramente fantastica. E dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Prima di tutto ci tengo a ringraziare tantissimo Fabio Boscolo che mi ha supportato per la mia richiesta e soprattutto ha supportato il fatto che gli rompevo le balle. Dunque, andiamo a prendere il mio coltello dalla punta arrotondata e andiamo ad aprire. Ok, siamo quasi. Ok. Ok, ragazzi, io so cosa c'è qua dentro e vi ripeto che dovete lasciare questi mi piace. Adesso, voi non vedete, cioè, il pacco è pieno. Qua dietro ci sono un paio di cose che mi fanno emozionare. Allora, prima cosa, ho preso una scatoletta per gli spinnerbait perché ne avevo una, solo che è andata rotta ed ero stanco di dover mettere gli spinnerbait in cassetta. Cioè, io ne avrò tipo una quindicina di spinnerbait. Guarda, me ne prendo un paio. Guarda, 1, 2, 3, 4. E in questa scatola posso andarli a riporre tranquillamente in modo da portarli in pesca semplicemente, eccetera eccetera. Ah, ok, pure con gli scomparti mobili. Bella, bella. E soprattutto utile per me, che adoro la pesca spinnerbait e che ne ho tanti, tipo anche i buzzbait, robe varie. Bene, questa è la prima cosa, box per gli spinnerbait. Seconda cosa, prendo a caso, cos'è? Ok. Seconda cosa, mi sono preso un bel jig black and purple. Se mi mette a fuoco, vediamo un attimo di tirarlo fuori. È un 10 grammi e mezzo, un 3 ottavi d'oncia. Oh, che bellino. Eccolo qua, molto compatto. E già qua state capendo. Oh, per chi mi segue su Instagram sa che ho fatto delle storie per chiedervi se qualcuno potesse indovinare. Pochi hanno capito qualcosa, ma niente di che. E nessuno, tra l'altro, nessuno ha messo i jig. Cioè, nessuno. Comunque, questo per chi comunque sa il mio amore per i jig. No, anche quelli là ne ho una quindicina. Nonostante non faccia tanto bass fishing e li usi poco, quindi. Però mi piacciono un sacco i jig, cioè li adoro proprio, sono tra le esche mie preferite. E lo appoggiamo qua. Continuiamo, un altro jig. Questo invece è un 15 grammi mezz'oncia, colorazione naturale che mi mancava. Ecco qua. Sembra della Molix. Mi serviva un qualcosa da abbinare a uno shad e comunque restare molto naturale. Questo bianco, anche perché per delle cose future che adesso non posso dire perché non ho neanche la sicurezza,
Mi servirà molto un gig del genere. E vabbè, dai, anche, cioè, bass fishing ovviamente. Un colore bello naturale del genere serve. Che non ne avevo tra l'altro. Poi vediamo un po'. Ovviamente sono andato a ordinare l'Ezama. Sì, me lo metto a fuoco. Ecco. Questa è la versione grammo 2. Devo dire che l'amo è veramente piccolo. Ho preso l'amo 8. Non sapendo cosa mi aspettasse. Ed è veramente, veramente piccolo. Cioè, per farvi capire, questa, il numero 8 e volendo secondo me anche il numero 6 vanno benissimo a rock fishing. Questo, il numero 8 è magica per il rock fishing. Cioè, tutti i pesci dalla bocca piccola, tilapie, carassi, scardo, cioè, questa è la testina per farle. Un grammo e due e per taglia numero 8. Dopo, ovviamente, da abbinare dei jig, ho preso Caleocro di Molix 3 pollici, colorazione rosso naturale. Che riguardando le mie cassette ho il nero, ho il rosso nero, nero blu, verde, però mi mancava colorazione gambero proprio. Ho l'arancione, ho il marrone, cioè manca proprio questa colorazione qua. 3 pollici anche abbastanza compatto da buttare sui jig, che può dare molte soddisfazioni, però anche innescato a Texas. Questa è un'esca che vedrei molto bene anche a reali. Cioè, guardate qua. Questa è l'impostazione stand up. Ma sapete che quasi quasi bu la butterei pure a caviglia in questa. Cioè non è troppo piccola. Cioè è troppo grande. 3 pollici, quindi siamo sui 7 centimetri qualcosa se non sbaglio. Mettiamo qua. Prossimo acquisto. Cosa che nessuno si aspettava. È un bel crankbait. Un bel crankbait che molto tempo fa avevo una versione un pochino più piccola, sempre dedicato alla ricerca del bass e non solo, e tra poco capirete anche cosa. Questo è abbastanza grandicello. Io adoravo 10 anni fa questa idea dell'amo così semi, tipo sembra quasi un Texas, così con l'amo allargato, però mi dava tante soddisfazioni. Per dirvi, è il modello, è lo Squirbill, da 7 cm, 18 grammi, che presentavano questa cosa qua che adesso non mi ricordo come si chiama, però sentite. Cioè, capite perché? Quando si muove fa un sacco di vibrazioni questo. E soprattutto, oltre il bass e il cavedano, questo mi servirà per la ricerca dell'aspi, perché quest'estate voglio andare a fare gli aspi. E andiamo a appoggiarlo qua insieme alle altre cose. Abbiamo il suo fratellino più piccolo, il 5 cm se non sbaglio, esatto, da 9 grammi. Eccolo qua. Più piccolo, questo già più adatto al cavedano, ma comunque anche al reale, dove so di poterlo utilizzare. Sempre il clanking crank. Così, giusto perché io non ho crankbait e non mi piacciono soprattutto. Infine l'ultima esca, che è il jointed shadrap, nella versione da 7 cm. Ecco, c'è una storia molto bella su quest'esca. Quest'esca è stata la prima, esattamente questa, stesso colore, stesso modello, a farmi prendere un cavedano a spinning. Ed era un cavedano da 60, potete immaginare dalla dimensione dell'esca. Comunque sempre crank, snodato questa volta, colorazione naturale perch, e l'ho voluta riprendere perché sono passati ormai 15 anni da quel pesce. E l'ho voluta riprendere per cercare un grosso cavedano come quello. Infine,
arriviamo ai due pezzi forti. Preparatevi. Andiamo da prenderli da un lato che potrebbe essere bello. Ecco qua. Boom! Due Metanium DC XG e HG. Cioè, questi sono il mio sogno proibito da 5 anni. Aspettate che tolgo la scatola. Il mio sogno proibito da 5 anni. E devo ringraziare ancora Fabio perché ho deciso di acquistarli perché adesso chi è più informato sa che sta uscendo, sta arrivando praticamente il nuovo modello di Metanium DC, che è simile a questo qua, però stilisticamente non mi piace molto. Ho detto, finché ce ne sono, perché non ordinarlo? E l'ho fatto. Ho avuto la possibilità di prendere questi due, che erano in offerta. E mi tremano le mani. Mi tremano le mani. Mamma mia. Ma. Oddio. Che figata di mulinello. Fluidissimo, vediamo. I freni ovviamente sono settati al massimo. La cosa ovviamente che adoro di più è il rumore che fa il freno elettronico. Cioè, per me è un sogno che si avvera. Un Metanium L. No, scusa. Un Metanium DC in mano per me è un sogno che si avvera, veramente. Cioè, è qualcosa di stupendo. Dalla manovella con i due bordini in oro, con i due. Figata. Vediamo un attimo. Allora, dovrebbe avere quattro impostazioni del freno. Allora, open. Ok, così si dovrebbe aprire. 1, 2, 3, 4 in base alle impostazioni di grammatura. E dopo abbiamo il solito liquido di. Dopo abbiamo l'olio per la manutenzione. E abbiamo qua il secondo. Adesso devo ricordarmi qual è l'XG e qual è l'HG. Che non faccio confusione. Vabbè. Sbam. Ho tanti soldi in mano per la prima volta e molti mi diranno: oh, finalmente ti sei preso un mulinello decente. Sono i primi mulinelli che mi prendo che. Voi vi starete chiedendo: e le canne da abbinarci? Dunque mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate anche da Boscolo che metto qua sopra in alto, che fa un sacco di video utili. Dunque mi raccomando, superiamo questi 100 like. Mamma mia, per questi. Non fate le persone dal braccino corto. Dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.